La sanità in Benin è una scommessa ancora da giocare. Gli ospedali sono pochi, poco equipaggiati e il personale medico e paramedico è insufficiente per far fronte ai bisogni della popolazione. A ciò si aggiunge la resistenza di molti a rivolgersi alle strutture sanitarie. In Benin, come in altri paesi africani, si preferisce ancora consultare il guaritore del villaggio, che offre cure tradizionali che spesso si rivelano poco efficaci, se non addirittura dannose. Per questo, in collaborazione con l'Associazione per l'assistenza ai bambini cardiopatici di Milano, il gruppo Aleimar sostiene una parte delle attività svolte dall'ospedale San Giovanni di Dio di Tanghietà. È un centro sanitario d'eccezionale efficienza, gestito dal Fatebene Fratelli, costruito quasi nel nulla, al crocevia tra Benin, Togo e Burkina Faso, per poter essere facilmente raggiungibile da tutti. Medici e infermieri locali lavorano con ritmi incalzanti per far fronte all'enorme domanda di aiuto. Nell'arco dell'anno assistono almeno 50.000 persone tra consulti, interventi operatori, visite specialistiche o assistenza al parto. L'ospedale si avvale dell'apporto volontario di medici europei, molti dei quali italiani, che a turno trascorrono diverse settimane in Africa mettendo a disposizione la loro preziosa professionalità.